una gioventù bruttissima, perché poi io a pochi metri dove campa qui il mio papà non ha più riparlato nulla, nulla, mai nulla, nulla, e guai se se ne parlava. Sant'Anna di Stazzema è una borgata agricola in provincia di Lucca, a 660 metri sul livello del mare. Il paese nacque intorno al 1500 come alpeggio usato per la transumanza del bestiame. Il borgo conserva le caratteristiche di paese aperto, non formato cioè da un unico agglomerato, bensì da più agglomerati di case sparse per la vallata. La storia di questo tranquillo villaggio montano è marchiata in maniera indelebile dai fatti risalenti al 12 agosto 1944, con Marzabotto, il più atroce eccidio nazista durante il secondo conflitto mondiale. Il paese, situato non lontano dalla linea gotica, nell'estate di quel 1944 fu qualificato dal comando tedesco come zona bianca. La borgata, che all'epoca era raggiungibile solamente tramite mulattiere, fornì accoglienza a centinaia di sfollati. All'alba del 12 agosto, i soldati di tre compagnie tedesche, con la complicità di alcuni collaborazionisti italiani, accerchiarono Sant'Anna di Stazzema. Quello che venne commesso fu un vero e proprio atto terroristico premeditato, col quale furono uccise 560 persone, tra i quali 130 bambini. L'obiettivo era quindi quello di annientare la popolazione locale al fine di rompere qualsiasi collegamento tra civili e le formazioni partigiane. Fu esattamente qui, davanti alla cinquecentesca chiesa di Sant'Anna, che la maggior parte degli abitanti del paese fu radunato e barbaramente ucciso dalla furia nazifascista. Successivamente i corpi furono ammucchiati e fu dato loro fuoco con le panche della chiesa. Per più di un mese, temendo il ritorno dei nazisti, alcuni sopravvissuti si rifugiarono negli anfratti offerti dalle montagne circostanti, vivendo tra gli stenti. Allora, Enrico Pieri, 12 agosto 1944. Se apre lo scrigno dei ricordi, che cosa esce? Io ti posso fare la mia testimonianza di quella mattina del 12 agosto del 1944. La mattina presto a casa nostra passa un signore e ci avvisa che sono montornato, stanno arrivando i tedeschi. Normalmente gli uomini fecero a tempo andare nel bosco a nascondersi. Lì nel borgo dove abitavo io, che si chiama I Franchi, mio padre, mio nonno e gli zii decisero di rimanere a casa. Un motivo ben preciso: il nonno 11 d'agosto aveva ammazzato una mucca, quella mattina si doveva dividere, si doveva spezzare. Questo era importante perché una delle cose che mancava, Sant'Anna era piena di sfollati, avrebbe dato da mangiare un pezzo di carne per fare un piatto di brodo, uno spezzatino, era importante. Però questo non si poteva fare perché voleva dire aiutare i partigiani e via discorrendo. Le spie lavoravano, allora loro decisero, mio padre che era carabiniere sapeva già cosa voleva dire rappresaglia, dice rimaniamo a casa noi. Dice ci prenderanno noi come ostaggi, non si pensava mai che dopo un quarto d'ora che passa questo signore, tutti alla famiglia, il babbo, la mamma e le mie due sorelle intorno al tavolo, arrivano i tedeschi, Rause e Usa ci fanno uscire dalla cucina e ci incamminano insieme alla famiglia Pierotti, una famiglia di Pietrasanta sfollata in casa di mia nonna, per arrivare sulla piazzetta della chiesa. Si fece nemmeno 100 metri, poi venne un altro soldato, ci fece rigirare e ci spinse tutti dentro la cucina della famiglia Pierotti. La cucina della famiglia Pierotti era anche camera da letto, c'erano materassi, coperte, ancora tutto un disordine perché era presto la mattina. Appena le due famiglie sono state spinte dentro la cucina, hanno iniziato con le macine pistole a ammazzare le due famiglie e ci hanno messo nemmeno 5 minuti. Nel frattempo una delle famiglie
quando una delle bambine della famiglia Pierotti, che si chiamava Grazia, in fondo alla cucina c'era un ripostiglio in sottoscala, lei si era ciammuccata là sotto. Ma visto che anch'io cercavo qualcosa per nascondere, lui mi ha chiamato: Enrico, vieni qua, e mi sono trovato con lei. Un'altra bambina, sempre della famiglia Pierotti, si buttò fra le materasse, fra le coperte, fra le persone già cadute morte, e non se ne accorsero. Dentro quella cucina c'era 10 persone morte, 2 bambine e io ancora vivi. Non contenti di aver ammazzato tutte e 2 le famiglie, lì nell'aia accanto alla casa c'era della paglia, del colme, le buttarono dentro la cucina e dettero fuoco. E la, sapete, le nostre case venivano in pavimenti di legno, la cucina si riempì subito di fumo, non si riusciva più a respirare, il fumo ci aveva preso alla gola, però non si poteva uscire, da tutte le parti sparavano, come abbiamo sentito che fuori non c'era più tutta quella confusione, già con difficoltà perché il pavimento era bruciato, siamo usciti dalla cucina. Lì accanto, allora Sant'Anna non era come ora che la foresta si è ripreso tutto, allora era tutto coltivato, c'era una piana di fagioli su come una montagna alta, ci siamo buttati dentro questa piana di fagioli, ammutoliti, senza piangere, senza dire niente, in silenzio siamo rimasti lì un paio di ore. Si sentiva sparare da tutte le parti, la casa del nonno era bruciata completamente, la casa dello zio Alfredo con tutta la sua famiglia, insieme alla famiglia Marchetti anche, la casa dove erano i genitori, il fuoco si era spento. Dopo non si sentiva più colpi di arma da fuoco, si sentiva solo i crolli dei tetti, dei fienili che bruciavano. Risiamo usciti dalla piana di fagioli, risiamo entrati in cucina dove erano i nostri genitori, ci siamo accertati che non c'era più niente da fare, che i nostri erano tutti morti, e poi siamo ritornati nella piana di fagioli e lì siamo rimasti fino alle 3 e alle 4 del pomeriggio. Alle 3 e 4 del pomeriggio bisognava decidere di uscire anche dalla piana di fagioli. Ho detto che io sono nato a Sant'Anna, che la mattina andavo a scuola lì ora dove è il museo, ma dopo pranzo andavo a pascolare le pecore, conosco bene il territorio, insieme a queste 2 bambine ho fatto un sentiero, ho attraversato, sono passato qui proprio a 100 metri sopra e sono sceso dalla rampa. Qui sotto c'è ancora delle case, lì i tedeschi non c'erano passati, siamo scesi giù, allora abbiamo iniziato a piangere, a disperarsi, e ci hanno detto che era successo di tutto e di più, che sulla piazza della chiesa c'erano montagne di morti che stava bruciando, e alla vaccareccia ce n'erano altrettanti, che stavano già venendo dei feriti, dei bambini feriti, che poi le portavano giù a Val di Castello Carducci, insomma, che era successo veramente un crimine contro l'umanità. Però le giornate d'agosto sono molto lunghe. Io, prima che fosse buio, sono voluto ritornare a casa. Non so perché, però sicché non sono passato lì sulla piazza della chiesa dove avevano detto che c'era questa montagna di morti, però sono passato sopra un momentino, ho visto il fumo, ho visto la canonica bruciata, tutto lì la casa dove è l'appaltino tutta diroccata, il pelo, allora era veramente un disastro, mi sono ritornato a casa. Non sono andato più nella cucina dove erano i miei genitori, però sono salito sopra, che era la camera della nonna, ho visto che il trave stava bruciando perché la casa accanto aveva bruciato tutto, un bambino di 10 anni che forse non era normale, e mi è venuto l'istinto, ho preso il recipiente, sono andato alla sorgente, l'ho riempito d'acqua, sono salito su una camera della nonna e ho cercato di spengere questo trave. Non so se ci sono riuscito o no, però vi devo dire che la mia famiglia e la famiglia Pierotti sono state seppellite lì nella piana di fagioli il 13 e 14 d'agosto del 1944, dove ci eravamo nascosti. Poi sono ritornato da questa famiglia e le 2 bambine non le ho più viste, ci ha dato poca roba perché non ce n'era abbastanza per tutti, un po' di latte, e la prima notte siamo andati a dormire nella foresta, nel bosco. E alle 4 del mattino è venuto mio zio, fratello di mio padre, anche a lui gli era morta tutta la famiglia, e come succede, ci siamo abbracciati disperati, e la mattina del 13 d'agosto del 1944 ho mandato giù a Val di Castello da una parente. Ho detto che lì per lì non mi sono reso conto di essere rimasto solo,
Ma credete che un bambino di 10 anni che rimane senza genitori, io quando incontro i ragazzi a scuola glielo dico, e voi che avete i vostri genitori, tenetevi conto perché quando cerchi la mamma non la trovi e non è facile. Io so che inizialmente ha avuto difficoltà nel parlare di questi tragici eventi. Com'è che poi c'è stata questa inversione di tendenza? È il dopo che è stato difficile. Senza genitori sono ritornato a abitare a Sant'Anna i primi di settembre del 44. Vivere a Sant'Anna dopo il 12 d'agosto non era una cosa facile. C'erano tutte le case diroccate, bruciate, da tutte le parti c'erano delle croci. Nelle stalle dove avevano ammazzato le persone c'era odore di cattivo, insomma di carne bruciata c'era ancora in giro perché avevano ammazzato le mucche e insieme alle persone. E lei quanto è rimasto a Sant'Anna dopo Sono quel tragico rimasto fino evento? al 1951, ho continuato ad andare alle pecore, con poca scuola, infatti io ho fatto la quarta elementare nel 1945. E nel 51 sono andato via da Sant'Anna, ho iniziato a lavorare a Pietrasanta, poi negli anni 60 lavoravo a Viareggio e negli anni 60 sono emigrato e sono stato 32 anni all'estero. E di Sant'Anna non ne volevo più parlare. Quando sono emigrato, devo dire, non mi volevo avvicinare alla Germania. Era un periodo che verso la Germania c'avevo un po' di... A dire odio mi è una parola che non mi piace, però di rancore sì, c'era rancore e non mi voleva avvicinare alla Germania. Ho fatto famiglia, mi è nato un figlio e nel 63, nel 70 dovevo decidere di mandare mio figlio a scuola di francese o di tedesco, ho preferito andare alla scuola di tedesco. Era il periodo in cui si stava costruendo l'Europa. E noi italiani all'estero che dicevamo ai nostri connazionali mandiamo i nostri figli a scuola di francese o di tedesco che facciamo dei futuri europei. E sentivo che c'era bisogno dell'Europa. L'Italia era distrutta, ma era distrutta l'Europa, ragazzi. Come italiani eravamo discriminati anche all'estero, non eravamo visti bene. E essendo europei ci sentivamo più importanti. Però di Sant'Anna non ne volevo parlare, però quando avevo le possibilità economiche, una volta o due l'anno venivo in Italia, venivo qui all'ossario, portavo mia moglie e mio figlio a vedere dove erano i miei genitori. E nel 1992 sono rientrato definitivamente in Italia, mi hanno chiesto di collaborare qui al museo, sul primo ho detto di no perché rimangere sempre il mio passato non è facile. E poi mi sono accorto che di memoria ce n'era bisogno, che i ragazzi era importante che capissero di dove eravamo venuti, come eravamo. Come ha accolto le onorificenze che le sono state conferite poi negli anni? Io, sai, sono un pochettino particolare, però con i ragazzi ci stavo volentieri. Una delle cose che mi manca oggi è il contatto diretto. E ragazzi, perché ragazzi, e oggi vedo, guarda, sono qui, vedo tante persone e questo è importante, che si vengano a rendere conto di come eravamo e capiscono di cosa c'entrava Sant'Anna con la guerra. Ecco, io me lo chiedo ancora, perché Sant'Anna? Insomma, questo dice perché c'erano partigiani, perché quello, ma se non c'era la guerra non c'erano nemmeno partigiani, insomma. E l'importante è veramente di costruire un mondo senza odio e senza rancore, perché con rancore e l'odio non si va da nessuna parte. Solamente dalla fine del 1945 iniziò la lenta ricostruzione di un paese devastato. Per quasi 50 anni le vittime di Sant'Anna non ebbero memoria e l'eccidio fu dimenticato dal nostro paese. La borgata era ancora isolata, non c'erano strade agevoli, non c'era il telefono e per i sopravvissuti era difficile farsi ascoltare. A questo silenzio contribuirono anche questioni di diplomazia internazionale e il timore dei governi di riaprire un capitolo nero della nostra storia.
La mia cugina e le mie zie stavano nella casa in alto, furono passati sopra di noi, furono incamminati verso Val di Castello, a un certo punto l'hanno fermati, è rimasto un militare biondissimo, diceva la mia cugina. Erano 17 persone, non mi ricordo al preciso quante persone erano. La mia zia, i miei quattro cugini, al sicuro, ma c'erano anche degli altri sfollati. Hanno lasciato questo militare, lui invece di sparare a loro ha sparato alle pecore. Però il mio zio l'hanno portato via con le munizioni, ma a un certo punto pensava che fosse distrutta la sua famiglia, l'hanno ammazzato. Si è fatto ammazzare. Nella prima casa c'eravamo noi, che stavo facendo colazione, eravamo in 30 persone perché c'erano tanti sfollati. Sono portata al muro dell'altra casa. La mia mamma e un'altra bimba, un'altra mamma, che avevano due bimbi, hanno chiesto pietà per queste bimbe piccole, si è tolto la pistola dal fodero e l'hanno ammazzata quanto l'altra donna che la mia mamma. La mia mamma è cascata dal TV, si è aperta una porta dietro di lui. Lei, eravamo in 5 sorelle al muro, Anna di 20 giorni, Adele Bardini di 4 anni, Lilia Bardini di 10, Maria Bardini di 16, Cesira Bardini di 18. Quella, la Lilia, quella di 10 anni, dice che mi aveva messo davanti a lei e io urlavo e mi tappava la bocca. Sono sparato. Nella mia mente so che sono sparato da tutte le parti. Poi, quando la mia sorella ha sentito che era un po' calmo il fronte, visto che si era aperta la porta dietro di noi, dice, te tu trascinato dentro, perché era intera, tu trascinato dentro questo fondo, però eravamo tutte ferite. Anna era spezzatissima. Io l'avevo presa sul naso, la mia sorella di 10 anni l'ha presa dietro la testa, quella di 16 era proprio messa male, che è morta il 19 settembre. Invece Anna è morta il 4 settembre. Quando si è buttato dentro questo fondo, ma anche Maria venne dentro questo fondo. Però dopo si è richiusa la porta su se stessa. Però dopo è andato fuoco alle case, è toccato di scappare. La mia mamma era un traversone, ma io con le mie gambette allora erano corte, ora erano belle grosse, allora erano corte. Mi è toccato passare sul corpo della mia mamma. E poi ci siamo incamminati, dopo si è trascinata sotto questa grotta. Quella di 18 anni ha aperto le braccia alla mia mamma e gli ha preso la bimba, l'ha portata con sé, l'ha data alla Lilia e poi è venuto in questo pradetto di morti, perché era proprio un pradetto di morti. Poi ha sentito un lamento, sotto la mamma gli aveva fatto da scudo a un bimbo che mancava poco un anno. Si chiama Lencioni Paolo, sta a Capezzano Pianore. Lui l'aveva presa una strisciata dietro e in una gambina. Mi hanno portato in casa a vedere la mia mamma, che mio babbo gli aveva acconciato la testa, perché dice che la testa era divisa in due. Ma lì che mi sembra sempre di vederla l'intera, sdraiata. E poi mi hanno riportato in cacciadiavoli. Non so quanto mi hanno tenuto in questo cacciadiavoli, perché avevamo la casa con due stanze anche laggiù e c'erano tanti sfollati anche laggiù. Quando mi hanno riportato su, la mia sorella di 18 anni mi ha detto che l'ho fatta tanto tribolare, perché dove avevo lasciato la mamma, l'andavo sempre a cercare. Si vede che la mia testa era andata un po' quella, non lo so. È stato brutti momenti. La gioventù si è passata di questo con tutti questi morti, con tutte queste cose, è stata bruttissima. Bendati. Perché erano bendati? Erano tutti bendati. Sì, questi si vedevano soltanto gli occhi. Perché se erano tutti tedeschi, chi voleva che si bendassero? Ci sarà stato anche un tedesco, non lo so. Quella, c'era qualche infiltrato, diciamo. Boh, non lo so. Boh. Insomma, lasciamola com'è, eh? Tanto ormai. Come le è stato spiegato a una bambina di 4 anni
come poi lei si è spiegata tutto questo? Purtroppo non è stato spiegato, non è stato spiegato perché mio babbo non ha voluto più riparlare. E io ho tribolato tanto, anche se avevo le mie sorelle un po' più grandi, però ho tribolato tanto a cercare la mia mamma. Venivo sempre a questo muro a cercare la mia mamma. Poi dopo siamo un po' cresciuti, siamo andati a scuola, ma ero dura, dura, che non mi entrava né tre né due, perché ora ci sono tutti i mezzi, ma una volta non c'era mica nulla. Non imparavo, dirò così. Insomma, fino alla terza elementare l'ho fatta, basta. Il silenzio che avvolgeva Sant'Anna si sciolse solamente nel 1994, quando il procuratore militare di Roma, Antonino Intellisano, rinvenne in uno sgabuzzino della procura militare centinaia di fascicoli riguardanti crimini di guerra, tra i quali anche la strage di Sant'Anna. Il cosiddetto armadio della vergogna fu riaperto. E le indagini che ne seguirono portarono all'individuazione e alla condanna di alcuni dei responsabili dell'eccidio. Il Museo Storico della Resistenza è situato nelle ex scuole elementari del paese e fu fondato dal superstite Ennio Mancini. Il museo fu inaugurato nel 1982 dall'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini. Il monumento ossario è la parte sommitale del Parco Nazionale della Pace. Il monumento svetta da questa terrazza panoramica ed è ben visibile dalle vallate circostanti, in perenne memoria dell'abominio compiuto tra questi monti.